Buon pomeriggio cari amici appassionati. Oggi seguiremo insieme le battute finali della sesta tappa della Vuelta Espana. Arrivo previsto in cima alle Cumbres Verdes, salita di prima categoria, 5 km al 9% di pendenza media. Due uomini in testa alla corsa, Gianluca Brambilla ed il vincitore di ieri Luis León Sánchez, che prova, in questo momento, ad attaccare. Siamo circa a 5 km dall'inizio della salita finale. C'è molto vento sul percorso che sta dando non poco fastidio ai corridori. Lorenza Bullian a fare il ritmo in testa al gruppo. Sta per iniziare la salita delle Cumbres Verdes. Parte subito Joaquín Rodríguez con a ruota Alejandro Valverde e Chris Froome. Provano ad accodarsi Girotto, Danielson e Pantani. Arrivano anche Carlos Betancur e Wout Poels. Provano a risalire anche Van den Broek, Daniel Martin e Nairo Quintana. Intanto ci segnalano Alberto Contador in difficoltà mentre Fabio Aru è stato costretto al ritiro a causa di una caduta. Vengono ripresi i fuggitivi e Rodriguez prova ad accelerare. Rispondono presente Valverde, Froome e Betancur mentre sembra fare fatica Poels. Stanno risalendo Martin e Quintana, poco più dietro Pantani. Si studiano davanti. Ora è Valverde, che prova ad aumentare il ritmo. Ultimo chilometro per i quattro battistrada. Grande progressione di Valverde. Nessuno degli altri tre riesce ad affiancarlo. Alejandro Valverde vince in cima alle Cumbres Verdes. Betancur e Rodriguez completano il podio. Rivediamo l'arrivo con i corridori, che investono il Diablo fermo a centro strada. Poels paga 32 secondi, Quintana, Martin e Van den Broek 46. Ottimo decimo posto per Pantani. Giornata da dimenticare per Urán e Contador, che accusano un ritardo superiore ai 4 minuti. Valverde vince la seconda tappa in questo inizio di Vuelta e consolida il suo primato nella generale. È tutto anche per oggi, a domani.